Un caro saluto agli amici di Pillole di Bellezza del Prof. Inauguriamo quest'oggi una nuova rubrica all'interno del canale, dedicata alla vita e alla carriera dei più grandi artisti. E iniziamo da Donatello, per essere più precisi, da Donato di Niccolò di Betto Bardi, nato nel 1386 a Firenze, in un periodo culturalmente ed artisticamente particolarmente fiorente per la città. Sappiamo poco dei primi anni della vita di Donatello e quel poco che sappiamo lo dobbiamo a Giorgio Vasari e alle sue celeberrime vite. Da lui infatti proviene il soprannome Donatello. Secondo Vasari si tratta di un diminutivo che alcuni amici utilizzavano per riferirsi al giovane, dotato di un carattere raffinato e elegante, pur discendendo da una umile e modesta famiglia di artigiani della lana. A 15 anni Donatello inizia a lavorare come apprendista di una bottega di oreficeria a Pistoia, insieme ad un altro aiutante che poi sarebbe diventato particolarmente famoso, un tale Filippo Brunelleschi. Tra i due nacque un'amicizia basata sulla passione per l'arte antica, che li portò a intraprendere un viaggio verso Roma, città nella quale poi rimasero per 10 anni per studiare monumenti e sculture. Nel 1404 Donatello fece ritorno a Firenze e entrò a far parte del laboratorio di un artista famoso in quel periodo, Lorenzo Ghiberti, il quale aveva ricevuto numerose incarichi prestigiose per il complesso di Santa Maria del Fiore e per la chiesa di Or San Michele. E a Donatello venne richiesta la esecuzione di diverse statue, soprattutto per le nicchie delle facciate. E così tra il 1411 e il 1417 Donatello fu impegnato nella realizzazione di due statue per la chiesa di Or San Michele, quella di San Marco e di San Giorgio. nella stessa chiesa realizzò, alla base del tabernacolo, il rilievo San Giorgio e il Drago, divenuto poi famoso perché costituì il primo esempio di stiacciato. E la tecnica dello stiacciato, una delle caratteristiche più peculiari di Donatello, una tecnica da lui inventata sostanzialmente, che consiste nello scolpire solo la superficie del marmo o del bronzo, a seconda dei casi, con minime variazioni rispetto al fondo, creando in questo modo giochi di luce e di ombre, dando profondità al rilievo, ottenendo una particolare illusione di profondità che rende le figure scolpite sostanzialmente in modo tridimensionale. Praticamente una trasposizione delle regole della prospettiva all'interno della scultura. Fin da queste prime opere Donatello si mostrò ispirato da ciò che aveva visto e aveva imparato a Roma, creando figure colme di dettagli che evocavano il vecchio stile delle sculture romane. E uno degli esempi di ciò è il crocifisso di Santa Croce a Firenze, realizzato tra il 1406 e il 1408. In una amichevole sfida artistica con il suo grande amico Filippo Brunelleschi, il quale da lì a poco avrebbe scolpito il crocifisso di Santa Maria Novella. Nel 1425 la fama di Donatello era talmente alta che aprì una propria bottega, assieme allo scultore e amico Michelozzo, con il quale collaborò per oltre 15 anni. A Firenze in quel periodo Cosimo il Vecchio divenne il capofamiglia dei Medici e questo fu una fortuna per Donatello. Infatti, tra Cosimo aveva conosciuto Donatello qualche anno prima e tra i due era scoppiata una grande amicizia, una grande ammirazione. E fu proprio Cosimo a chiedere a Donatello di realizzare il David, concepito per decorare il cortile di Palazzo Medici Riccardi, suscitò subito una grande polemica in quanto rappresentava l'eroe biblico completamente nudo. Ci fu anche chi etichettò l'opera come indecente, blasfema, perché introduceva l'erotismo in una scultura a tema religioso. David fu anche la prima opera in bronzo di Donatello. Nel 1443 Donatello poi partì per Padova, che era ormai nell'orbita della Repubblica di Venezia, con l'incarico iniziale di realizzare un monumento funebre per il condottiero Gattamelata. Per la realizzazione di questa opera scultorea, Donatello si ispirò alla statua equestre di Marco Aurelio a Roma. Ma a Padova Donatello rimase oltre 10 anni e si occupò anche dell'altare del Santo, che ancora oggi si trova appunto all'interno della Basilica di Sant'Antonio.
Gli fu commissionato nel 1446 ed è formato da un altare con un gruppo scultoreo, al centro la statua della Madonna col bambino, ai lati quelli di Sant'Antonio e di San Francesco. Ci sono poi altre statue a tutto tondo che decorano l'altare. L'altare è poi decorato con quattro rilievi in bronzo che rappresentano i miracoli di Sant'Antonio. All'inizio del 1454, a quasi 70 anni, sentendo nostalgia per la sua città natale, Donatello fece ritorno a Firenze. Aprì una nuova bottega in Piazza del Duomo e in questo periodo ottenne la commissione di una delle opere più famose, no, in bronzo, Giuditta e Oloferne. Gli ultimi anni della vita del maestro non furono particolarmente facili, ormai era vecchio, malato per completare i suoi ultimi incarichi, infatti furono lasciati i suoi discepoli. Morì il 13 dicembre del 1466, a 80 anni, e gli venne concesso un onore straordinario. Fu sepolto infatti proprio sotto l'altare della Basilica di San Lorenzo, in una posizione che nemmeno Cosimo de' Medici, che era scomparso 2 anni prima, aveva occupato.